siamo al comune di Bietri sul Mare con Marinella Sorrentino, che conclude questa rassegna Quello che le donne dicono. Facciamo vedere meglio il tuo libro, eccolo qui, Marinella Sorrentino, Clementina, una donna del Novecento a Napoli, Mediterranea Produzioni. Noi già abbiamo avuto modo di parlare di questo libro, ma immaginiamo che ci sia qualcuno che non lo conosce, e adesso abbiamo anche il sottofondo musicale. E cosa vuoi dirci di questa Clementina, che è una tua nonna? Sì, allora Clementina è la storia vera di mia nonna materna, e ha avuto una vita, diciamo, piuttosto travagliata. Io dico ha avuto tre vite, e purtroppo, diciamo, per eventi non attribuibili a lei, ma per una calunnia, la sua vita verrà stravolta completamente, e da quel momento praticamente si troverà ad affrontare le difficoltà di una società che non ha legge a tutelare le donne, e poi in seguito anche, diciamo, i minori che nasceranno da un'unione di fatto. E questo naturalmente porterà delle difficoltà, e è una vita, dico, quella di mia nonna, che sembra quasi una fiction, ma che purtroppo è realtà. Diciamo che è una storia diversa, ma che ci riporta molto a quella che è la realtà attuale della violenza di genere. Infatti stasera tu sei anche una promotrice di un'iniziativa molto importante a livello nazionale, che è Posto Occupato. Sì. Se ci puoi dare qualche delucidazione in più su questa iniziativa e anche sul raffronto della vita di tua nonna e riportata ai giorni nostri. Certo. Allora sì, io ho aderito a Posto Occupato, che è una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, e anche la relatrice che mi accompagnerà, Concetta Lambiase, ha aderito, insomma, a questa campagna, e l'abbiamo sposata entrambi. È una campagna gratuita e virale, partita nel 2013 da Maria Andaloro a Messina, e vuole sensibilizzare 365 giorni l'anno le persone sulla violenza contro le donne, perché purtroppo abbiamo visto che le notizie che ci arrivano ogni giorno sono sempre terribili. Proprio ieri c'è stato l'uccisione di un'altra donna, anche lei poverina incinta, quindi ogni giorno dobbiamo, diciamo, lottare con notizie tremende. La storia di mia nonna è quindi una storia antica, perché parliamo inizi Novecento, ma purtroppo una storia ancora attuale, perché ancora oggi vediamo che non siamo riusciti ad avere una parità di genere, e purtroppo queste escalation di violenze che vediamo forse sono ancora frutto di un retaggio culturale che non è del tutto cambiato, e che speriamo possa esserci una nuova rivoluzione culturale per dare, diciamo, parità e dignità alle donne, ma soprattutto basta e stoppa la violenza, perché non è possibile nel 2023 pensare che le nostre figlie debbano, diciamo, aver paura di dimostrare, diciamo, di essere uguali agli uomini, cosa che dovrebbe essere naturale e da loro accettata ormai. Come ti è venuto in mente di raccontare la storia di tua nonna, e a chi volevi rivolgere, o meglio dedicare, questa storia? È vero. Allora, io inizialmente ho scritto questa storia per i miei figli, perché volevo raccontare una storia un po' complicata, perché gli zii avevano tutti i cognomi diversi. Io non riuscivo a spiegare questa cosa, perché oggi le famiglie di fatto sono, diciamo, la normalità, e invece parliamo di tempi inizi Novecento, dove non c'erano leggi tutelari neanche i minori, e quindi i figli che nascevano al di fuori delle unioni del sacro vincolo del matrimonio non potevano essere legittimati, non gli si poteva dare il cognome, e quindi questa cosa era un po' difficile da spiegare ai miei figli senza farli calare in un'epoca storica nella quale io potevo fargli comprendere quali erano le dinamiche e le difficoltà di un'epoca che non tutelava in alcun modo, diciamo, con leggi che sono arrivate molti anni dopo, perché il libro si interromperà con il racconto nel 1961, e sappiamo che le leggi, diciamo, man mano sono arrivate dal 1968 in poi, quando c'è stato questo rinnovamento sia culturale che legislativo. Quindi sia i minori dal 1975, che c'è stata la riforma della famiglia, hanno potuto beneficiare poi di quello che erano i loro diritti, e anche in quel caso sono finalmente potuti essere legittimati, e poi le donne anche, perché non avevano alcun ruolo nella famiglia, invece anche lì dal 1975 hanno acquisito un loro ruolo, quella che prima era la famiglia patriarcale.
Ultima domanda prima di lasciarti alla presentazione. Programmi per il futuro, cosa è in cantiere? Perché tu sei una cucina sempre in attività. Allora, io sto scrivendo già un secondo libro che spero possa piacere come il primo. E poi ho, diciamo, tanti eventi da, diciamo, proporre e quindi spero che tutto questo, insomma, si avveri, così come qualche sogno più grande. Ti li auguriamo tutti e quindi tra poco Clementina Marinella Sorrentino, una donna del Novecento a Napoli, produzione mediterranea. Abbiamo invertito all'inizio. Grazie ancora.